I danni causati dalle forti scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012 hanno seriamente compromesso le strutture portanti dell'Istituto Malpighi, rendendolo completamente inagibile. Grazie ai fondi dedicati alla ricostruzione, a inizio 2014 i tecnici della città metropolitana di Bologna hanno avviato i lavori di miglioramento sismico, miglioramento energetico e di adeguamento alla normativa antincendi, per un costo totale di 2 milioni e mezzo di euro. 1.800.000 sono stati finanziati con contributo regionale e il restante con fondi metropolitani. I lavori eseguiti sull'edificio storico e sul blocco laboratori hanno portato ad eliminare tutti i danni e le carenze presenti sulle strutture, fino ad ottenere un miglioramento sismico globale del 60%. In particolare è stata ricostruita la struttura della copertura, sono stati demoliti tutti i controsoffitti fatiscenti e sostituiti con un impalcato rigido in legno lamellare, per consentire una migliore distribuzione delle azioni sismiche. Tutti i solai del primo piano sono stati rinforzati, irrigiditi e collegati alle strutture portanti in muratura. Tutti gli elementi portanti, pilastri, travi, pareti murarie, architravi, sono stati rinforzati con calcestruzzo e betoncino armato, cerchiature metalliche e materiali in fibra di carbonio. Anche le strutture secondarie, tramezzature divisorie, scale e sporto di gronda sono state consolidate ed in parte ricostruite. Nella parte dedicata ai laboratori è stato eseguito un importante intervento di rinforzo strutturale, con realizzazione dei collegamenti rigidi tra pilastri, travi e pareti prefabbricate. Infine si è prestata una particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica mediante la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e di una nuova centrale termica, oltre all'adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio. Studenti, studentesse, insegnanti e tecnici del Malpighi di Crevalcore potranno iniziare il nuovo anno scolastico 2015-2016 in un edificio sicuro ed accogliente, con 15 nuove aule, 13 laboratori, un'aula magna, una sala insegnanti, con i relativi uffici amministrativi.